Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Siamo qui, oggi è martedì e come tutti i martedì la puntata è tematica, direi anzi speciale, perché parliamo delle nostre amate periferie. Lo facciamo, come di consueto, con il nostro ospite del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Che è tornato a trovarci con un ospite che già abbiamo avuto il piacere di conoscere, quindi oggi lo presento io perché è un amico di Milano All News ed è Angelo Mantovani dell'associazione Il Clavicembalo Verde. Buongiorno a voi. Buongiorno Angelo, benvenuto, grazie Walter di averci portato Angelo oggi qui. Vorrei aggiungere che è anche il coordinatore dell'area cultura di Consulta Periferie Milano. Dicevo, come di consueto però ti lascio invece la presentazione ufficiale perché oggi abbiamo qui Angelo con noi. In primo luogo perché diciamo che con maggio, anche se ho avuto qualche prologo già ad aprile, ma inizia la stagione concertistico-musicale con un taglio socio-culturale promosso da Consulta Periferie Milano, appunto unitamente al Clavicembalo Verde, Fondazione Milano Policroma e un'altra serie di associazioni che promuovono Consulta Periferie Milano. Inizia in particolare la nona rassegna di Concerti in Periferia. Concerti in Periferia è un calendario di manifestazioni tra maggio e giugno, oltre 50 appuntamenti musicali sparsi sul territorio periferico milanese, nati nel 2009 a seguito di un incontro con l'allora assessore alla cultura Fina Zerflori, che al Centro Roseto, in un'assemblea di una settantina di persone tra presidenti di associazioni culturali, presidenti di commissione cultura degli allora consigli di zona e qualche presidente di consiglio di zona, decidemmo di avviare un'iniziativa che potesse coinvolgere tutte le periferie avendo un rilievo cittadino. Proprio perché la logica è non quella di intervenire in maniera frammentata di volta in volta in un quartiere piuttosto che nell'altro, ma è quella di dare una organicità e una proposta valorizzando tutta una serie di risorse che ci sono sul territorio, ma anche aiutando chi sul territorio cerca di promuovere cultura. In particolare le iniziative musicali, per la loro complessità di autorizzazioni e quant'altro, delle piccole associazioni non sempre è facile promuoverle. Inoltre anche nella difficoltà di comunicazione generale è stato fatto una pubblicità complessiva, in particolare un Deplian che raccoglie tutte queste iniziative, per cui oltre 50 appuntamenti ogni anno, e quindi offrono anche al cittadino una possibilità di avere un quadro abbastanza completo di ciò che accade in questo frangente sul suo territorio, ma anche in tutti i territori vicini. Lo diciamo, siete arrivati alla nona edizione quest'anno, più di 600 gli appuntamenti finora nel calendario dalla prima edizione fino ad oggi, giusto? La cosa che mi ha colpito, Angelo, prima l'hai fatto vedere fuori onda il Deplian di quest'anno, quello che mi ha colpito è tutto il grande numero di eventi che ci sono, ma soprattutto una cosa che va sempre nell'ottica di Walter, che dice sempre, no, che bisogna comunicare, bisogna parlarsi tra di noi e tutto, di come in realtà fate anche da megafono per iniziative che semplicemente vengono fatte anche da altre associazioni, ma che voi volete far conoscere. È molto bello questa cosa di una non gelosia per la propria e solo la propria orticello, ma anzi per tutto quello che c'è in periferia, in modo che vi sia proprio una specie di guida alla cultura milanese in questi due mesi per le periferie di Milano. Angelo, con il Clavicembalo Verde di che cosa vi occupate, nello fattispecie poi per anche aiutare alla realizzazione di queste manifestazioni? Beh, innanzitutto ci occupiamo di coordinare quelle che sono tutte le manifestazioni della rassegna e di realizzarla con i nostri musicisti e dando anche loro l'opportunità di provare naturalmente programmi e quindi offrire loro una possibilità di pubblica di esecuzione. Questo perché mancano sempre le occasioni e le opportunità. Quindi questa si configura come una vera e propria piattaforma
socio-culturale a taglio musicale sul tutta la periferia di Milano. Con la musica vogliamo anche scoprire dei luoghi meravigliosi, spesse volte che rimangono nascosti, e ne cito qualcuno, così almeno entriamo dentro nel merito della rassegna. San Protaso a Lorenteggio è quella chiesetta sullo spartitraffico, dove viale Lorenteggio, sì, al Lorenteggio 31, ed è una chiesetta che diciamo all'occhio si presenta come una piccola, piccolo edificio, ma ha avuto un grandissimo impatto sul territorio, nel senso che è, per i cittadini del quartiere, rappresenta un grandissimo valore, a tal punto che è riuscita a far deviare anche la metropolitana 4, il percorso metropolitana. Adesso non si può più da quelle zone lì, non ci dovrebbe mai, ma insomma, gente ha sfrecciato velocemente sul Lorenteggio di fianco a questa chiesa senza neanche guardarla. Adesso è quasi nascosta dai cantieri della cantiere 4, ma quando uno entra dentro si accorge delle meraviglie che essa contiene. Oltretutto, storicamente famosa perché si fermò il Barossa, dico sbagliato. Esattamente, no, all'interno abbiamo uno degli affreschi più antichi di Milano, cioè, quindi risalente all'epoca del Medioevo. Ma è stata anche a rischio abbattimento questa chiesa. Sì, esattamente. Una cosa e l'altra, però i cittadini sono sempre scesi in piazza a difenderla con tanto passione e tanto cuore. E ecco, questo è uno dei luoghi che voi, diciamo, andate a far riscoprire ai milanesi. Attraverso, per esempio, il 17 di giugno, con un programma dedicato alla musica chitarristica. In altri luoghi offriremo concerti per quartetti d'archi, spazieremo alla musica corale, alla musica da film, alcuni entreremo in ambiti anche jazzistici, e quindi è un modo per far conoscere attraverso la musica questi luoghi nascosti e dei veri e propri tesori. Diciamo che quello dei luoghi nascosti fin dalla prima edizione è stata una vostra peculiarità, tant'è che, dimmi se sbaglio, nella prima edizione voi avete aperto, diciamo, Villa Schöbler prima ancora che fosse in realtà aperta al pubblico. Diciamo che noi abbiamo avuto una sensibilità culturale nella riscoperta delle cascine agricole milanesi. Andammo all'allora consiglio di zona 8, attualmente municipio 8, a fare la proposta musicale all'interno di questo piano complessivo, e gli allora consiglieri di zona ci dissero: ma sentite, noi abbiamo Quarto Giaro, Villa Schäuble, che è stata interessata dal progetto Urban con un investimento di 10 milioni di euro, ed era sostanzialmente finita. No, si trattava di aprirla e di accelerare un pochettino le procedure per l'apertura al pubblico di questo gioiello che è ritornato in auge dopo parecchi decenni. E quindi dissero: ma perché non fate un concerto in Villa Schäuble? Quindi, oltre alle cascine agricole, perché c'è la necessità di una riscoperta. E ancora oggi ho visto nel programma, avete ancora comunque ci sono delle cascine, certamente la stessa cascina Bellario, ho visto ad esempio, sì, certo, anche se vocazione agricola, però esattamente comunque riscoprire. No, ma invece noi facevamo andare a suonare proprio nelle cascine agricole. Poi ci sono stati dei problemi tecnici, ma di altra natura, di cui magari potremo parlare in seguito. Comunque sta di fatto che Villa Schäuble non era ancora ufficialmente aperta, ma tranne con delle autorizzazioni ad hoc, potemmo fare i primi concerti proprio in Villa Schäuble nel 2009, e quindi ogni anno ripetiamo questo, diciamo, appuntamento che rinnova questa apertura. Oggi Villa Schäuble è diventato un patrimonio a disposizione della città, anche se ancora un po' poco conosciuta dalla città, perché Milano è una metropoli pur piccola, però ciascuno vive un pochettino il proprio quartiere, il proprio luogo di lavoro, e quindi conoscere tutto non è molto semplice. Come mi dici spesso, già nel 1988, chi è che era? Bonvesin dalla Riva. Diceva? Scrisse un libro, Le meraviglie di Milano, e l'incipit fu un pochettino questo: gli stranieri non conoscono Milano e i milanesi non la fanno conoscere, ma perché non la conoscono nemmeno loro. Ecco. L'abbiamo detto esattamente. Passano i secoli, ma ieri ho un incontro con i giornali di zona, abbiamo ripreso questa cosa, e riscoprire i tesori che ci sono, le bellezze, ma anche riscoprire delle realtà che sono presenti, perché Milano non è storia del passato,
è una Milano che continua sempre a modificarsi e ad alimentarsi, ma riconoscendo quella che era la propria tradizione riesce anche a avere uno sguardo innanzi. Ecco, allora, visto che sei un amante dello sport, mi hai passato l'assist perfetto, perché appunto hai detto proprio anche una città che cerca di alimentarsi e tutto. Facciamo un salto, un volo pindarico. Lo scorso anno, 2 anni fa ormai, anzi, abbiamo avuto Expo. In quell'ambito avete iniziato a sviluppare un altro progetto molto interessante. Il claim di Expo era nutrire il pianeta. Voi avete cambiato per nutrire l'anima, ecco. Invece, che è la seconda iniziativa che proponete sempre nelle zone di periferia di Milano, sempre a carattere socioculturale, in questo caso di specie per musicale, giusto? Esatto, in questo caso per nutrire l'anima, ecco, vorrei far vedere il Deprian da chi ci vede. In anteprima, possiamo in anteprima, dirlo. Esattamente, all'interno abbiamo tutto il percorso, abbiamo tutto il percorso dei concerti che interessa la zona 5, la zona 6, sì. E quindi il decanato Naviglio, anzi ringrazio il decano Don Walter Cazzaniga che per il terzo anno, e quindi come dicevi tu Fabio, l'iniziativa nasce nel 2015 sulle tematiche Expo. Quindi la tematica era per nutrire il pianeta, e noi abbiamo pensato bene che sempre con questi grandissimi tempi della musica, delle strutture anche architettoniche, dei tesori che contengono, diciamo c'è un arricchimento vero e proprio dello spirito, e dunque nasce per nutrire l'anima. Un percorso di circa 22 concerti sulle 11 chiese del decanato. Mi piace proprio la parola percorso, perché poi proprio nel volantino avete deciso di mettere proprio il percorso, nel senso che proprio esattamente, lo vedete, ecco, sono tutte le varie parrocchie, chiese in cui verranno poi fatti i concerti, lungo fondamentalmente due Navigli, sì, la zona è quella, e quindi avete proprio creato un percorso anche qui, forse per riscoprire dei luoghi che magari tutti i giorni ci passo di fianco, la vedo con la chiesa, magari la chiesa dove ho fatto la comunione quando ero bambino, poi non ci ho mai più messo piede, invece riscoprire questi tesori che abbiamo in ognuno, in ogni zona, perché poi veramente Milano poi ne è. Questa iniziativa si interseca con i concerti in periferia, partecipano circa 15 corali, l'iniziativa, entrambe le iniziative sono patrocinate dal Touring Club Italiano, e vorrei ricordare anche le cose, siccome non si fanno mai da soli, giusto, ricordiamo anche chi ci sostiene, il patrocinio del Comune e della Regione Lombardia, ci è arrivato da poco il logo che appunto metteremo nella prossima stampa per il Deprian dei concerti in periferia, e invece anche il sostegno, devo dire, della Banca Mediolanum che interviene in questo caso per sostenere quelli che sono i rimborsi delle spese. Quindi c'è anche una partecipazione pian piano anche di diversi soggetti. Ecco, permetto una piccola così puntualizzazione, anche perché nel dibattito tutto il tema dei Navigli, della Movida, eccetera. Quindi è un modo, è uno sguardo diverso sulla città, sullo stesso luogo, sugli stessi Navigli, è una opportunità che offriamo a chi va normalmente ai Navigli, no? Di poter ascoltare della buona musica apprezzando anche delle realtà architettoniche significative che vengono a vederle dall'estero. E noi che siamo a Milano, probabilmente perché diciamo vabbè lì domani posso andarlo a vedere, e quindi non ci andiamo mai. Ecco, questa è proprio una grossa opportunità. Ecco, hai detto buona musica, a volte lo si dice un po' anche così per essere carini verso chi suona, ma qui invece è proprio così, nel senso che il lavoro, in questo caso che proprio Angelo, poi tu sei proprio entrato nel merito, sì, credo, di sì, ogni esibizione che avete inserito, ogni artista e corale e gruppo, insomma c'è una certa ricerca di una qualità, sì, diciamo alta, proprio possiamo dirlo senza essere troppo modesti, della rassegna. Questo, mi dicevate, porta anche a una buona osmosi di tra il centro e la periferia, quindi una finalmente migrazione, mi viene da dire, al contrario, cioè dal centro alla periferia per andare a sentire qualcosa di, certo, bello, per andare a sentire della buona musica, ma anche dai, in ottica città metropolitana, ben venga, anche dai comuni limitrofi.
Esattamente, sì, tutti i musicisti che coinvolgiamo sono dei professionisti con diplomati e anche perfezionandi, insomma già con dei percorsi avviati, e serve anche un po', diciamo, anche ai musicisti che coinvolgiamo spesse volte per comunicare e far scoprire con dei programmi molto fruibili il grande patrimonio che ci offre la musica classica, perché spesse volte la musica classica è proposta un po' da delle parrucconi bianche, no? Ecco per questo anche che ci chiamiamo il clavicembalo verde, nel senso che il clavicembalo è uno strumento tipico del barocco, rappresentante della musica colta. Nel barocco sappiamo che c'erano tutti quei personaggi con le parrucche, ecco, noi vogliamo togliere la parrucca alla musica classica attraverso anche le proposte di programmi sempre più in nuovi luoghi non convenzionali. Anche infatti, insomma, io ho visto ci sono anche degli oratori, ad esempio, no? Un paio di chiese, di chiosi. Sì, ecco, esattamente. Che rimanga solo nome, tanto passatemi tre volte, ho detto bene, ma questo è un concerto dell'oratorio. Magari fosse così per quelli che fate voi, perché sono dei concerti invece di un certo livello e alto, Diciamo che il tema è sempre stato questo, che è la linea di consulta Periferie Milano, e cioè noi chiediamo alle energie che ci sono nella città, e sono numerosissime, di dare un occhio di dare anche una goccia del proprio sudore, no? Al tema delle periferie, cioè sei a Milano, sei in una condizione positiva, bene, c'è anche una Milano che magari ha bisogno di un aiuto, perché Milano non va avanti se ciascuno fa il proprio, ammesso che ciascuno faccia il proprio, perché non è così, lo vediamo tutti i giorni, però ha delle situazioni di debolezza che, se chi già sta facendo il proprio non fa qualcosa in più per aiutare queste situazioni di criticità, noi avremo sempre una Milano che viaggia a due velocità, che non è necessariamente centro e periferia. E quindi abbiamo chiesto anche a una pletora, perché nel corso di questi 9 anni e sono stati tantissimi musicisti che sono venuti, a dire dacci una mano, molto semplicemente, e loro si sono resi disponibili. Ecco, un tema, diciamo, significativo anche della rassegna, o quantomeno un appuntamento, è quello che teniamo presso la comunità cinese, nella chiesa di Santissima Trinità. È un tema, come possiamo immaginare, molto attuale, perché è quello della tentativo in qualche modo di poter integrare col limite del possibile quelle che sono le diverse etnie. In questo caso con il concerto presso la chiesa della Santissima Trinità, nella cosiddetta Chinatown, cerchiamo la lingua universale della musica classica, che poi sappiamo anche molto amata, ad esempio, dalle popolazioni cinesi, insomma, nell'Asia viene riconosciuto un grande merito all'Italia e alla musica classica. Forse appunto può essere un buon modo per integrare, infatti volevo appunto capire questo. Cioè, una domanda ovviamente è nelle periferie si parla sempre di problemi abitativi, ne abbiamo parlato anche noi, di problemi di disagio, di problemi di degrado, noi li portiamo invece musica, no? Mi vorrei dire però non sono solo canzonette, cioè è in realtà un'altra via per una specie, chiamiamola integrazione forse? Sì. Come si può definire, Walter? Di comunicazione. Comunicazione. La prima questione è esattamente la comunicazione. Se non c'è comunicazione è difficile che ci sia integrazione. Okay. E ci sia anche acquisizione di tutta una serie di patrimoni valoriali, culturali che Milano sa offrire al mondo. Se noi pensiamo anche all'Expo, la sua logica, e quindi Milano come centro della pianura padana, che ha una forte vocazione agricola, e quindi non è una cosa che nasce anche il tema dell'Expo, nutrire l'anima, energia per la vita, non è stato un caso, ma si consolida in una tradizione e in una realtà oggi. Infatti, quando furono presentate le prime iniziative di promozione dell'Expo, c'erano i ministri dell'agricoltura, ho avuto l'occasione di partecipare, africani, dove si aspettavano molto da questo evento, perché noi abbiamo tutte le competenze tecnologiche e di qualità per offrire agli altri una risposta. Lo scambio, la contaminazione. Allora, questo deve avvenire anche nella nostra città.
No, perché Milano è un formato esportazione alcune volte, però deve essere capace di fare questo esattamente anche nella propria città. Allora è qui che si chiede, come diciamo banalmente noi, ognuno dia la propria goccia di sudore, no? Sì, in più. Oltretutto da scardinare un po' anche l'idea che insomma in periferia non si possano fare cose culturalmente di livello, ma che insomma in periferia bisogna semplicemente dare il divertimento e basta, e non ci sia gente colta da poter invece ricevere certe proposte. Invece insomma la vostra è... La periferia è la grande Milano, e vorrei proprio dare dei numeri che possono come dire, fare un po' di sintesi delle iniziative. Dunque, concerti in periferia, facciamo riguardare il Depliant. Che devo dire la verità, negli anni ormai è diventato conosciuto e famoso. Cioè, il Depliant con la Milano tutta colorata, con dei concerti, ormai insomma è... Devo famoso, dire che ha... Ma diciamo che si è consolidato. Diciamo che piano, si è consolidata come la rassegna musicale di primavera. Ecco. No? Perché non è un fatto locale particolare, ma questa complessità, grazie anche ai contributi che ci sono del territorio, questa regia complessiva offre veramente un panorama piuttosto ampio. Non sono due o tre concerti per dire sono andato anch'io in periferia, no, questi concerti sono tutti in periferia. Questo è il tema. Se oggi c'è una sottolineatura politica di attenzione alle periferie, ecco, questo è esattamente una declinazione operativa di questo tipo di sensibilità. E dunque, concerti in periferia, 50 concerti, il 25 realizzati attraverso la collaborazione dell'Associazione Clavicembalo Verde, 25 concerti segnalati su tutto il territorio, 65 sono i soggetti con cui collaboriamo. L'altra rassegna è Per nutrire l'anima, 11 chiese coinvolte per un totale di 22 concerti, 15 corali per una media di 250 coristi. Per nutrire l'anima tutto va avanti fino a ottobre. Fino a ottobre, esattamente. Non è solo una bimestrale per dire come i concerti in periferia. In realtà però non abbiamo dei piani, ma esiste anche una terza iniziativa che avete sviluppato, di cui che siete molto fieri. Ma diciamo che è stata sicuramente una punta della lancia interessante, e riguarda appunto, diceva Angelo Mantovani, ci sono una serie di corali coinvolte in Per nutrire l'anima, e il tema è quello di Cori Milano. A Milano ci sono un centinaio di corali amatoriali. Molti di queste sono anche di notevole pregio, ormai consolidate dagli decenni di attività. E noi abbiamo chiesto alle corali, a partire da un'iniziativa avviata a Figino, di avere uno sguardo e di darci una mano appunto a animare socialmente e culturalmente, attraverso la loro capacità, il territorio delle periferie. È un'iniziativa che è iniziata nel 2011 e mano a mano ha raccolto. Siamo partiti con 4 corali, tra le migliori che ci sono nel panorama milanese, con una rassegna a Figino, e poi a queste corali, diciamo che se ne sono aggiunte un po', oggi abbiamo la disponibilità di 40 corali e abbiamo un programma anche articolato in 10 rassegne territoriali, abbiamo la disponibilità di 40 corali. Allora, queste 40 corali sono a disposizione della città, a cantare nelle periferie, e in particolare, qui lo dico a chi è responsabile di enti del patrimonio edilizio pubblico, tipo Metropolitana Milanese e ALER, c'è la possibilità di cantare anche, di andare nei quartieri a cantare. È un'iniziativa che abbiamo chiamato Cori in Corte. Ci sono state già alcune iniziative, in particolare al quartiere MacMahon, addirittura d'inverno è stato fatto, dove persone anziane che normalmente non si muovono hanno costruito un'accoglienza interessante, perché hanno fatto il tè, i biscottini, i pasticcini e quant'altro, e chi non poteva scendere nel cortile si affacciava alle finestre o stava dietro ai vetri, anche se lì è un po' più difficile ascoltare, ma il periodo estivo. Quindi questa qui è una risorsa che ha a disposizione, si tratta di utilizzarla. Ritorniamo alla vicenda, Milano non conosce Milano. Infatti. Ecco, noi lo diciamo bello chiaramente che c'è questa disponibilità. Altrimenti il ragionamento sulle periferie è un ragionamento che parte da un presupposto teorico. Invece le periferie sono realtà nelle loro necessità, ma anche nelle loro opportunità e disponibilità. In più questi cori, diciamo, hanno un po' il bollino dell'approvazione da parte della Consulta
periferie che insomma sono anche questo di una certa qualità. Ecco, diciamo che attualmente questi 40 cori c'è un programma di 60 concerti. Però, attualmente, poi cammin facendo si alimentano sempre, era un po' come l'anno scorso. L'anno scorso siamo partiti con una ventina di cori già consolidati, sì, nelle precedenti edizioni, siamo arrivati a coinvolgerne quasi 40. Quest'anno noi partiamo con una disponibilità di sostanzialmente tutti i cori che c'erano prima, e quindi c'è già un programma oggi che dura fino alla, sostanzialmente alla fine dell'anno, ma che si andrà anche a implementare, perché la logica è esattamente quella del percorso. Camminando tu trovi dei compagni di viaggio che condividono parte di questa cosa. Dimmi pure, Angelo. Una battuta sul timing delle iniziative, sì. Concerti in periferia, c'è stata un'anteprima di presentazione lo scorso 6 maggio presso la chiesetta di Nocetum, e quindi poi il programma proseguirà fino al 25 di giugno, dove la rassegna si concluderà al giardino della De Gradi, presso il quartiere Figino, okay. Mentre invece la rassegna Per Nutrire l'Anima comincerà questo venerdì 19 maggio con un concerto della Cappella Vocale Turro diretta dal Angelo Bernardelli presso la chiesa di San Cipriano in via Carlo Dadda 31 alle ore 20:45. Ricordiamo ovviamente che entrambe le rassegne sono ad ingresso libero e gratuito. Ecco, tutte queste informazioni, sì, sono reperibili tra l'altro sul sito periferiamilano.com. Perfetto, quindi... no, c'è un apposito banner 100 concerti per la periferia di Milano. Basta, 2017 cercare. E pensiamo che andremo anche oltre i 100 concerti, però iniziamo con questo. Premesso, appunto, che... facciamo, tiriamo la riga e vediamo quanti ne abbiamo. Esattamente, comunque abbiamo consuntivato 100 l'anno scorso, quindi, insomma, e quindi riproponiamo fa... un po' questo supererà. Tipo di situazione. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo, siamo arrivati in chiusura. Allora, diciamo, il primo appuntamento è venerdì sera. Quindi. Venerdì sera, San Cipriano, via Carlo Dadda, il primo concerto della rassegna Per Nutrire l'Anima, e poi comunque adesso inizierà la distribuzione dei vari dépliant in giro per la città, quindi prendeteli, guardate, veramente tutte le sere praticamente trovate qualcosa da fare. Comunque sul sito è molto più accessibile, adesso periferiemilano.com. Nell'arco di 2 o 3 giorni caricheremo tutto i programmi interi. Basta andare la mattina. Esattamente. E poi mano a mano potete andare a vedere, perché ci saranno degli aggiornamenti. Perfetto. Comunque anche noi cercheremo di darne poi conto il più possibile di tutte le vostre iniziative, come sempre. Grazie davvero tantissimo di essere stati qui con noi. Grazie mille, Walter. Grazie mille, Angelo. Ci vediamo presto nelle mille, viene da dire, e manifestazioni che state organizzando. Ce ne vorrebbero 1000 a Milano, ma magari ce ne sono anche, che non c'è una capacità di pubblicizzazione. Da questo punto di vista, comune dovrebbe rendere disponibili bacheche comunali che ci sono, mercati con spazi nei mercati qui comunali. Si apre un capitolo che non possiamo, cioè il problema strategico che teniamo per martedì prossimo, perché è necessario. Davvero, grazie mille, buona giornata e alla prossima. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento ad oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News, sempre in diretta, come sempre largo spazio alle segnalazioni dei cittadini presenti su Facebook, dei loro gruppi, delle loro segnalazioni, dei loro quartieri. Grazie tantissimo per averci seguito tutta questa mattina. Ci vediamo quindi questa sera alle ore 18. Grazie mille, arrivederci e a presto.